Ciao ragazzi! Invito come sempre ad iscrivervi al canale, mettete un mi piace e commentate. Buona visione! Pronto? Upa! Eh? Upa, ce lo domani! È quello di sort! Ah, nascula, culà, no, ti perdo, so quello di mamma, villacchion, bastard! Oh! Vedi che so culo rotto, come la puttana di mamma, tu qua, so che tu sordo, so culo mamma! Oh! Gula, ciuta, stramo, eh! Buongiorno! Buongiorno! Che brutte persone che siete, poverini, dai, Paolo, erano in difficoltà. Un po' di paurina. No, perché durante lo spot pubblicitario del gentile sponsor, Fabio ha pensato di fare la simpatica gag di urlare una parola impronunciabile. Ah, ok, ma il microfono era chiuso. Era fortunatamente era spento, nonostante l'ansia mi abbia proprio preso i piedi. Va bene, bambini, sono le 2 in punto, inizia lo zoo. Andiamo, vai, vai, Pippo, vai. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Culo di fuori. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, Pito. Oggi inizia Sanremo. Sì, siete felici, vero? L'arme Dai, bomba! Che da domani sentiremo 24 ore su 24 alla radio sempre le stesse canzoni. Sì, mancava tanto così, eh. Ma adesso andiamo a presentare la squadra di oggi. Bravo. Con Pippo Palmieri alla regia, Letizia Puccioni lì, messa lì, esatto, e sta lì. La chicca al computer. Sì. Hai trovato altri cazzetti piccoli? No. Ma vai, basta, ne parlerai Setti dopo. Piccoli. Fabio Alisei sempre presente, eccomi, anche quando ha la febbre. Non ho la febbre. Hai la febbre? No, ce l'ho la febbre. Lo sapevo io. Cosa? E poi Paolo Nois, come va a pendolare? Bene, bene. Mi sono giunte voci che sul Freccia 1000 che prendi ogni giorno ti sei fatto creare un piccolo studiolo per montare le scenette. Sì, sì, è vero. Grande Noise. E poi direttamente da oltreoceano, in collegamento New Power Explosion. Un anno. Ecco un a anno. Voi il numero uno del mondo, Marco Mazzola. Del mondo. Dai, Marco, lascia perdere. Sii superiore. Non stare a perdere tempo. In generale, sii superiore. Battitene, oh, fregatene. Oh ragazzi, un anno. Un anno. Un mondo che non ha regole. Io so. Oggi è un anno esatto, un anno. Oggi compleanno della mia amica Franchina. Prega cazzi. Non ti molla mai. Un cazzo di anno. Le mani al cielo! Di 105, no, il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno italiani! Buongiorno italiani! Un anno, ragazzi, un anno esatto che aspetto che mi installino, uno dice una console nuova, uno studio, no, una linea internet, tu pensa, Paolo lo sa, Paolo, un anno che aspetto che mi installino una linea internet per potermi spostare nell'ufficio nuovo che ho costruito. Ma è una cosa. No! Ma come faccio? Non ce le ho le apparecchiature. Come faccio, Pippo? Vieni qua tu, dai. Facciamo come facevamo una volta. Ti paghiamo il biglietto, vieni qui, stai qua, alloggi qua. Magari. Mignotte. Oh, evacuata Villa Nobel a Sanremo con dentro tutti i nostri capi di Mediaset che stavano festeggiando per un allarme bomba. Però insomma pare che fosse una minchiata. Però vorrei sapere chi è il simpaticone. Probabilmente qualcuno che lavora è con Wender. Noi. Credo le altre radio. Cioè.
Wender che ha chiamato con la voce della Vanoni, esatto, magari dice: ma senti un attimo, sì, allora ho messo una bomba da qualche parte ma non ricordo dove, e stava cercando quella nelle sue tasche, esatto. La gente ha un po' capito male, capito? Vabbè, comunque oggi è pieno di robe interessanti sulle quali litigare. Vabbè, la prima, penso che gli italiani saranno felici di sapere che dovremo spendere 81 milioni di euro per costruire una pista da bob, perché abbiamo preso questo impegno. Oh, ragazzi, cioè, allora abbiamo cercato di spostare Marco, cioè, sì, sempre 81 milioni di euro per una pista da bob che verrà usata per due gare. Mamma mia, che schifo. Però il sabato pomeriggio, quando sei a Caltania e non sai cosa fare, vai, c'è la pista da bob, ti fai un giretto. Però scusate, sfruttiamo male le nostre potenzialità. Dovremmo fare il tour degli ecomostri, certo? Cioè di tutte quelle strutture create e abbandonate senza senso, capito? Ma guarda che la pista da bob in realtà poi volendo si scioglie, cioè non credo che... Perché costa così tanto poi la pista da bob? Vabbè, hai delle barriere laterali per tenere le pareti. Sì. Beh, prima di tutto costa molto perché adesso non c'è. Quindi bisogna spianare un po'. Quando tu hai preso quando ti sei candidato ad ospitare le Olimpiadi, c'era un signore svedese con dei baffetti biondi che ti diceva: hai discesa Super G? Sì, ce l'ho. Hai pistoti pop? No, non ce l'ho. Allora fai tu Olimpiadi. Ecco, questa è la genialità italiana. Il problema è che gli italiani, pensa quanto siamo geniali, abbiamo cercato anche di spostarla da un'altra parte. Cioè hanno detto: ragazzi, troppo, 81 milioni ci ammazza. No, che poi la gente se ne fotte il cazzo, perché ci lamentiamo tutti che siamo buoni a parlare ma poi nessuno fa un cazzo, tranne gli agricoltori, perché c'è una buona notizia. Comunque un piccolo passo avanti è stato fatto, la Fundenbikerin lì, la stronza pazza, ma come la odio, la Volkswagen, lei è il cattivo dei film, sai, quei thriller polizieschi. Sì lei è proprio il cattivo, si vede proprio che è una stronza, è una signora elegante, Marco. Ma va, secondo me ci piace anche la patata quella, speriamo. Vabbè, per dire, no, era per così sottolineare il personaggio. Non sarebbe, capito? Un male, nel senso. Me la immagino su questa poltrona fatta di pelle umana mentre accarezza un gatto con umano, 73 gote umane. Sì, esatto. Mentre fissa la passera di qualcuna che lavora per lei. È troppo, però. Ognuno vede il male a modo suo. Sei arrabbiato, scusa, fammi capire. Perché a me mi hai fatto venire un mezzo durello. Io sono lesbico comunque. A me piace la figa, sono lesbico comunque. Vabbè, 81 milioni buttati lì, adesso a Cortina avremo questa bellissima pista da bob. Sono le Olimpiadi invernali che si svolgono a Milano? Milano-Cortina 2026. Sì. Cioè abbiamo candidato Milano per gli sport invernali. Certo, perché no? Sì. Ma l'unica neve che si vede qua è in Corso Conti. No, ma allora a Milano fanno tutte quelle gare indoor, quindi palazzetti del ghiaccio, mentre le discese discoteche. Fanno... Esatto. No, Fabio, piscina. Spiegagliela bene. Allora, qualcuno ha detto: minchia, Olimpiadi, cazzo. Allora, mi sistema la città gratis. Certo. Perché più o meno... sì, perché il Parlamento europeo ti elargisce anche il Comitato Olimpico. Esatto. Sì, anche il Parlamento europeo ci darà qualche incentivo. Il Comitato Olimpico, che è una cosa mondiale. Anche Torino ne ha goduto quando. Minchia, Torino era diventata nuova. Però cioè, proprio... fatta bene. Cioè, alla fine le Olimpiadi non fanno malissimo alle città. Tranne una cosa, perché avrebbero dovuto sistemare l'autostrada, il tratto che insomma porta da Milano a Torino. E io e Fabio avevamo fatto un servizio per Striscia per questa cosa qua. Doveva finire nel 2006. 2006 e invece l'hanno finita forse nel 2020, forse. Però Marco, ti posso dire che i benefici restano a lungo. Ad esempio sabato scorso siamo andati a Bardonecchia a sciare sull'Olimpionica. Devo dire, molto bella l'Olimpionica di Bardonecchia, ben tenuta. C'è stati ma la scena è stata questa. Ci chiama il grande capo di Striscia, non Antonio Ricci, Lorenzo, che salutiamo. Sì. E dice: Belin, se volete fare un servizio sulla Milano-Torino ci deve essere un incidente, se no che cazzo lo fate a fare? Ho capito, ma non è che possiamo provocare un incidente per fare il servizio. Cioè abbiamo buttato dei chiodi e delle... No, non è vero. Dovete far vedere che c'è un problema. In caso di incidente un'ambulanza non può arrivare perché c'è una sola corsia, no? Io e Fabio ci guardiamo, vorrà dire che ci mettiamo là con la troupe sul ponte a filmare tutto il giorno, non sperando che ci sia un incidente. Sì, no, sperando, Marco, perché comunque erano 250 euro a servizio. Ragazzi, ve lo giuro, io e Fabio siamo testimoni, quindi non sto dicendo una cazzata. Arriviamo col furgone di Striscia, coi cameraman, tempo di aprire la portiera,
ciocco della Madonna, una macchina che si infila sotto un camion, camion rovesciato, camera spenta fuoco, senza nastro. No, filmavamo tutto. L'ambulanza bloccata che non riusciva ad arrivare, una ha rischiato di perdere la vita. Cazzo, due minuti siamo tornati in ufficio. Pioggia di rane. Noi davanti al fumo nero vi faremo sapere. Cosa devi fare? Con la scritta Arluno sotto. Che schifo di sciacalli, merdone. Comunque la storia si ripete, perché anche adesso per queste Olimpiadi stanno facendo dei nuovi tratti di autostrade per il traffico, che prevedono sarà tantissimo, e quindi saranno, rimarranno poi così dei mostri cattedrali nel deserto. Sono preoccupato per i borseggiatori, bisogna importarne ancora. Aspetta che ho perso la notizia più bella del secolo, l'ho postata anch'io, aspetta. Eccola qua, patente scaduta. No, perché allora, noi italiani siamo fenomenali. Allora, questa tizia viene fermata dalla polizia, ha un documento firmato col suo sangue. Cioè lei si è creata una patente sua, l'ha fatta lei, farlocca, che le consentiva anche di poter guidare un aereo o una nave. Però a quel punto, scusami, se lo fa bene. Non mettiamo limiti alla provvidenza. No ragazzi, è favoloso. Questa qua, tra l'altro, di Brescia, credo che fosse una straniera, perché la polizia locale è di Brescia e fa parte di questa diciamo congrega di persone che rifiutano lo Stato e le sue leggi. Sì. E quindi si fanno le patenti da loro soli. Loro col timbro e tutto, loro dicono noi non esistiamo per il fisco, per il PRA, per qualsiasi cosa, cioè ci autogestiamo, ma non funziona proprio così. Poi c'è scritto: era convinta che bastasse esibire un documento autoprodotto sigillato col proprio sangue per poter guidare l'automobile. Sì. Allora, dove stiamo andando? Ad esempio, su questo documento c'è scritto a chiare lettere che io sono proprietario di Creta. L'isola di Creta è mia, l'ho scritto pensavo io, la materia plasmabile. L'ho scritta con la mia urina, quindi mentre ragazzi un applauso va ai costumi di carnevale a Venezia. Allora, si è presentato il più bello di tutti in assoluto, è il finanziere con di fianco con una vestita da Pandoro col marchio della Ferragni. Sì. E poi c'è Fleximan che sta spopolando, c'era uno con l'autovelox in mano e con la pialatrice dall'altra parte. Tra l'altro l'hanno arrestato perché l'hanno ritenuto non l'hanno arrestato, l'hanno controllato un attimo, hanno visto che era soltanto un ufficio. Ma che regime viviamo? Era un mona vestito da Flax. C'è uno che fa della goliardia. Figa, comunque ragazzi, mi sto intrippando. Ma sai che questo è l'effetto brutto delle serie televisive. Mi sono intrippato con Giselda, no? Cazzo, sai, Marco, anch'io ieri sera sono addormentato alle 2. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Anche perché fa parte di quella storia che spesso citiamo io e Paolo, di questo docufilm che trovate gratis, credo ormai, su YouTube, che si chiama Cocaine Cowboys. C'erano due fazioni, no, a Miami, ovviamente che vendevano droga, e lei a un certo punto diventa la regina, la chiamavano la Black Widow, la vedova nera, e praticamente prende possesso di tutto il mercato della cocaina. Però non andare troppo oltre, che sono al secondo episodio. No, ragazzi. No, vabbè, ma è da vedere comunque, cioè non c'è da spoilerare nulla, nel senso, si sa la sua fine, basta andare su Google. Io spero che alla fine non arrivi Ragnarok. Sì. Ecco, non vorrei che tu facessi lo stesso errore che ho fatto io. Cioè, telefonare ai pusher? No, a parte che voglio dire, questa guadagnava 80 nel 79 guadagnava 80 milioni di dollari al mese. Però aveva 79. Delle spese, Marco. Sì, insomma. No, ma più che altro, tu vedi la serie, comunque lei è una bella donna. A parte in qualche inquadratura sembra Vladimir Luxuria, però è comunque una bella donna. Ma allora, lei è diventata famosissima con Modern Family, che questa serie, se non l'avete visto, guardate, che bellissima, fa veramente ridere. E molto però brava. È stata lì per 13 anni, quindi quando è arrivata, che faceva la moglie figa di questo vecchio proprietario di un mobilificio, era veramente da togliere il fiato. In 13 anni un pochino si è depauperata. No, quello che dice Marco, non devi andare a vedere l'originale. L'originale, cioè la Blanco, proprio no. Leone di Narnia senza occhiali. Sì. Una roba. Quindi quando tu vedi l'immagine di quella vera e pensi alla gente che la limonava, la chiavava e voleva fottersela, dici: ma vabbè, ma i soldi allora possono tutto. No, io pensavo, e le altre? Cioè, se lei era la fica del gruppo, le altre? Ma anche quella che hanno preso per il documentario di Gianna Nannini non assomiglia per niente, dai. Ma lei? Ah, scusa, niente, ho sbagliato. Ritratto, non è un problema, ritratto. Sembra troppo in forma. Siamo arrivati alla quinta puntata di Doc Medici Senza Cervello, questa serie che sta spopolando su Canale 5. La trama un po' lascia desiderare, sì. Anche la recitazione in alcuni segmenti. Sì, anche la recitazione. Però devo dire che noi dello zoo abbiamo un attore che è ben peggiore di quelli che vedete in televisione. Lui è super comparsa, purtroppo. Oggi non è l'unico a bloccare la serie. C'è un altro idiota che assomiglia molto a Wender come tipo, che deve fare
fare il malato e anche lui li blocca tutta la sera. Ma lui veramente, però, non per sì. Sì. Andiamo, vai. Questo è Doc. Medici senza cervello. Benvenuti a Doc. Medici senza cervello. Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane. Non dirmi niente. Vada. Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso. Una nullità. Sì. Una puttana senza fica né culo. No, frustami, porco. Dammi da mangiare la tua merda. Perché non sono degno della tua presenza, porca. Si è lasciato un po' andare. Sì. Come se non bastasse, Supercomparsa è riuscito a fare anche questo. Quindi parlo, cioè parto lento e... Esatto, no. Cioè se lei parte in sordina, diciamo, e poi il climax è più dirompente, capisce? Ecco. No. Vabbè, ma che è? 33 giri, ma no. No, non lentamente come il ritmo. Puntata numero 5. Il paziente strongoloide. Andrea, non dire così, Andrea. Sono sicuro che anche da un neurochirurgo saprai fare della differenza, Andrea. Cagami in bocca, Andrea. Forse non hai tutti i torti, dottor stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo, ma che fa rutta? Ma che fa rutta mentre l'altro sta a fare il monologo? Mi scusi, quello che cucina mia moglie è una roba... Ma non può stare a casa sta signora, non ce l'ha un altro lavoro? C'ho proprio un reflusso. Ma lo sento, scusi, bingavisco. Non ce l'ha. Ce l'avete? Ce l'ha, maglia, tieni, amore. Può portare gentilmente. Quello che si ciuccia, quello che si beve. Può spegnere sto cazzo di microonde che mi rientra nel microfono, grazie. Vada, Fanti, vada. Forse non hai tutti i torti, dottor stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo, forse con il tempo mi verranno assegnati incarichi più dignitosi. Forza, allora, andiamo a conoscere questo paziente che ha così tanta smania di essere operato al cervello. Ma... in realtà di solito il mio... Questo lo conosce lei. No. Questo te l'hai detto l'ultimo. Le presento mio cugino. No, il cugino pure. Come si chiama? Riccardo. Molto piacere. Sì. Riccardo, vedi di non ricalcare le orme del suo cugino. Va bene, quale devo leggere? Questo? Poi, ma come legge? Registra, gli ho insegnato io. Se vede. Non legga, dovrebbe sapere a memoria. Buongiorno, dottore! Sì, incurabile. Ha detto moide. È perché deve essere operato il cervello, deve essere un po' stronzo. Buongiorno dottore, posso chiedere perché se va in giro con un sushi? No, vabbè, sai che mi è venuto da pensare quella... Ma non è la scampagnata! Quando ieri siamo andati dalla signora vicina di casa. Scusate, scusate, ma questa non è la cena di Natale a casa vostra che vi raccontate i cazzi vostri. Lei deve fare due battute di merda e poi morire di un male orribile. Ho detto che era uno stronzo. Ma chi io? Simpatico, simpatico. Mi dispiace. Mi fare, si sposti per favore. Come si sposti? Sono regista io. Le cose serie. Non lo faccio arrabbiare, mio cugino mette le mani addosso. Ah, pure. Prego. Buongiorno dottore, posso chiedere perché se vai in giro con... Se ne va lei dottore, se ne va in giro con un maiale. No. Buongiorno dottore, posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice? Come in camice? In camice, è un dottore, c'ha il camice. Non è una stireria bulgara, è un... È stronzo, come hai detto proprio. No, lui è Paolo Stronzo. No, no, lei, ma ieri me l'ha detto lui. No, non l'ho mai detto. Scusi, ma suo cugino non c'ha lavoro? Non ha un lavoro, un'attività? Sì, adesso è malattia. Ah, è perfetto per far paziente. Ah, ho sbagliato perché non ce l'hai, ecco. Se no era camice, allora è camice, la rifaccio. Buongiorno dottore, posso chiedere perché se vai in giro con un... Sene, come bene. Matto. Ma io sono matto, è lei che non sa legge, prego. Ma ti pagano, sì. Buongiorno dottore, posso chiedere perché se ne va in giro? No, se me scandisce pure lei. Sene, posso chiederle perché se ne va in giro? Buongiorno dottore, posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice? Questo è il dottor Stronzo, sarà il mio assistente durante l'operazione. Allora, mi dica un po', come lo facciamo questo cervello? In realtà di solito mi opero da solo, ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino, lui. Non indichi, no, per l'attenzione. Si sposa, faccia gli auguri, si sposano. Ma chi se ne frega? Vabbè, vado, va. Non si aspetti il regalo perché io non me faccio trovare quel giorno, Non ho chiesto niente. Ma
In realtà... Che cazzo grida? Un paziente moribondo opera il cervello. Ma in realtà di solito mi opero da solo. Ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino e mia moglie. Mi ha costretto a venire no, qui. No, ha sbagliato il raccordo. Il matrimonio di mio cugino e mia moglie mi ha costretto a venire qui. Ma in realtà di solito mi opero da solo. Mi è venuto a ridere là. Perché se l'altra sera si è deciso a carte. Già ammazzati proprio. L'ho battuto. Non me ne frega un cazzo. Vabbè. Ma... No, qua, pausa. No, portatemi un caffè, qualcosa, una tisana. Ha detto pasta incasciata? No, ho detto un caffè, una tisana. Scaldo? Ma lei tutta la famiglia, quanti siete voi in famiglia? Così so che cosa mi aspetta. Quanti? Non conoscevo il metodo Gino Knaus. Sono l'artista del gruppo. Se vede, figuriamoci gli altri. Signora, chiuda quel cazzo di microonde. Non perdete la prossima puntata di Doc Medici Senza Cervello, intitolata A Pecorina, siamo tutti dei cuori. Sì. Poveraccio, sì. Teoria di Paolo Nois questa. Ci segnalano che a Torino c'è una pista da bob abbandonata dal 2006. La RAI ha fatto anche un servizio. Vedi tu, quelle erano altre Olimpiadi. Ora sono Milano e Cortina. Scusa, ma non potevano prendere la pista di Torino e spostarla a Cortina? No. Spostiamo Milano a Cortina. Esatto. Comunque qualcuno sostiene che 81 milioni è la spesa prevista, ma ne spenderanno sicuramente 300 poi. È bello perché non ci sono soldi, ma poi li trovano sempre per fare ste boiate. Da qualche parte li tirano ma fuori. Ma io mi chiedo adesso... Il famoso tesoretto, il tesoretto. Tesoretto. Una domanda che vi faccio. Quanta gente conoscete che fa il bob professionista? Nessuno. Non ho mai incontrati... Giamaicani sono i numeri uno comunque. Fra i vostri conoscenti. Non mi è mai capitato. No. Cioè diciamo, quando fate quella birretta all'aperitivo, qualcuno è mai uscito dicendo... Sai che voglio fare il professionista di bob? Sì. Faccio l'arbitro a bob. Io conosco quelli che fanno curling. Oddio, vabbè, ma è diverso. Poi curling è uno sport. Quello è lo sport che fai dopo il pensionamento, che hai fatto il portinaio. Sì, è un'evoluzione delle bocce. Invece vi do un consiglio. Allora, per trovare i ricconi da spolpare, lo sport è il golf. Golf. Allora, io ho conosciuto uno che spolpa i ricchi. Cioè lui va a giocare a golf e poi niente, incontra il miliardario, lo imbarca di cazzate. Questo alla fine, sai, perché giocano a golf insieme. Quindi si fanno avete una confraternita fra di voi. Cioè vi incontrate il cappuccino. Una loggia. Un'associazione a delinquere. Il ricco che vive tipo a Miami è uno che non ha più bisogno di lavorare. No, sì. No, a parte spolpabile, ma non ha più bisogno di lavorare. Viene qua a ritirarsi. Quello sui 70 che gioca a golf. Ormai ha fatto quello da fare. Scusa Marco, allora si annoia. Cosa il vero ricco lo sport non lo fa, lo compra. Il vero ricco si compra la squadra di calcio, ci mette dentro Ronaldo e lo guarda ma giocare. No, è il vero ricco. Va a giocare a golf e si annoia, perché poi il golf è comunque lento come sport. Rottura di coglioni totale il golf. Se c'hai il furbone amico che ti ciuccia il portafoglio del riccone, capito? Ma come fai a ciucciargli il portafoglio? Ma non è che gli ciucci il portafoglio, lo imbarchi in una cazzata da fare. Macio gioca a golf, Vedi? Vedi? Infatti è ricco. Macio non spende. No. Allora, ragazzi, Macio non è ricco. Macio non è ricco. Io l'ho visto giocare a golf. Lui invece del caddy, della macchinetta, c'ha l'asino. Macio si è fatto la canalis. Questo è vero. Però dalla buca 7 alla buca 8 va a dorso di ciuccio e le mazze le porta senza borsa. In braccio così. Beh ragazzi, ognuno c'ha un vanto qua, Cioè allora, Alisei dice di essersi fatto una delle Spice Girls. Non che è che dico, cazzata. È la verità, racconto. Voglia le prove, esatto. Senza prove sei un chiacchierone. Quando viene Emma in Italia, la mia dolce Emma, glielo ti dico. Io mi sono fatto l'ippopotamo della Pampers. Sì. Quale dei due, Luca? Ha fatto sempre televisione, quindi è famoso. Ok. Puccioni, ti sei mai scopato uno famoso? Stavo pensando, no. Ah, uno noto, uno abbastanza noto. Due colpi a Bruno Lauzi. No. Bruno Lanzi era un bell'uomo, Pippo, ti sei mai chiamato una famosa? No. Chicca? No, è tutti i cazzi piccoli lei. Ha una collezione, una vetrina con le foto di tutti i cazzi piccoli che ha visto. Io forse avrei attento potuto. Attento a quello che dici, Marco. L'ultima volta abbiamo fatto 10 anni di causa alla Lamezia Terme. No, nel senso. Occhio però, No, sono stato vicino a delle donne famose, ma non ci ho mai fatto niente. Dai, Barbara D'Urso? No, Barbara D'Urso no, che c'entra? Ma no. Adesso è diventato rosso. E invece ma uomini famosi che se li è fatti? No, nessuno. Scusa, credo. Siamo nel 2024, bisogna avere apertura mentale. Non c'è niente. Vabbè, di male. Che cazzo c'entra? Noi siamo vecchi, siamo della vecchia guardia. Invece le nostre compagne? Mia moglie un po' ce n'ha. Pardon?
Le nostre compagne, dico, hanno fatto l'amore con dei personaggi noti. Cancella questa informazione! È vero, tua moglie si è chiavata un sacco di persone famose. Tua moglie, sì. No, quella di Paolo. Mia moglie è la vergine! No, mia moglie sì! L'ha detto lei, l'ha detto tua moglie. Mi ha raccontato che proprio pam, 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 pam. Sì, le corine, proprio... Il cantante dei Vernice, mi sembra. Non se l'ha fatta... Do di battaglia, do di battaglia forse. Ragazzi, io ho la gelosia retroattiva, cosa che purtroppo do di battaglia proprio. Cosa l'ha fatta do di battaglia? Perché do di battaglia? Non lo so, ma è il primo VIP che mi è venuto in mente. Vabbè, è un bel uomo comunque. No, certo, c'ha gli occhi azzurri. Tua madre ce l'ha ciucciata a Maradona. Ma chi? Mia mamma è vergine, ma proprio te lo posso garantire. Ma che cazzo dici? Ma sì, mia madre l'ha avuto solo mio padre, basta. Pensa che sfiga. Che imbarcata che t'ha dato. No, è la verità. Ascolta, ma perché devi cercare di sgusciare il discorso? Tua madre si è fatta Gundam, che cazzo vuoi? Figa, un uomo d'acciaio, spacca, un figo. No, il tatuatore. Che salutiamo, ciao Gundam. Dici che posso avere ancora degli sconti? Ma c'ha la mano da vecchio. Eh sì, trema un po'. Scriverà un libro. Beh, tua moglie Fabio, chi è che si è chiavata? Scusa. Allora, due famosi Boris, sono Boris sicuro. Becker? No, tre famosi. Allora, tre famosi. Lo dico, non sarà una mancanza di sensibilità. No, no, vabbè. Nel senso... vabbè, ma scusa, ma sarai io... accettato. Vabbè, era ragazza, non era fidanzata. Aspetta, però, così, tanto per evitare. Sono Paolo Nocito, mi dissocio. No, mia moglie, che c'è? Prego, vai. Vabbè, quando era ragazza, che era molto piacente, molto attraente. Boban, ragazza... il calciatore del Milan. Cazzo. E poi un autista di Formula, un pilota di Formula 1, non mi ricordo, di quel periodo lì, cioè, cerca dell'eredità fine proprio. No, no, beh, era disinteressato. Nigel Mansell, no, aspetta, Irvine si è fatta Irvine, sì. Bello Irvine, cazzo, me lo sarei fatto anch'io. E poi un architetto, me lo sarei chiamato anch'io, un architetto molto famoso italiano, si chiama Fabio Novembre, che è un suo ex lo storico. Conosco, cazzo, è bravissimo lui. Sai che a parte che è un amico di amici, ma ha disegnato anche un paio di scarpe per la Golden Goose. Abita davanti a casa mia, tutte le volte gli butto i raudi quando esce. Lui abita davanti a casa sua. Gli butto i raudi quando esce. Sai che va a buttare la spesa dei due, tra tua moglie. I figli. E ha mai fatto film porno? È mai stata diretta da Remo Giramella? Figa, fai lanci da solo ormai. Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hand. Karate Cats. Un giovane fighino di Vieste scopre le arti marziali grazie al maestro di fika Mikagi, anche appassionato di rim job. Lei scoprirà presto la mossa segreta della lingua nell'ano, con la quale sbranerà ogni nemico. Azione si chiama. Oh. Pronto? Pronto? Sono Remo Giramella, andare a cappella. C'è Max Greco? Chi parla, scusa? Sono Remo Giramella, sono un regista. Sì, e quindi tu ti presenti chiamando una persona che non conosci in questo modo? In che senso, mi perdoni? Pronto? Non lo so, come ti sei presentato? Remo Giramella alla cappella, ma secondo te tu ti No, per intero è Remo Giramella che fa andare alla cappella, ma il mio soprannome. Signora, com'è scortese, io sto cercando il maestro Greco, e per un devo girare un film. E perché chiami me? No, io ho questo è il numero di telefono che mi hanno fornito alla palestra. Non è mica un... Sì, esatto, ma siccome non ti risponde Max, penso che tu possa presentare anche in modo un po' più educato. Signorina, qual è il suo problema stamattina? Io chiamo per business, non capisco la sua problematica. Ma che modo è di porsi al telefono? Ma se il mio nome è quello, signorina, cosa devo fare? Cambiare nome per telefonarle? Mi faccia capire. Cioè, sono un regista di... in modo un pochettino più educato, sì, perché... Ma signorina, le ho detto salve, buongiorno, mi chiama... Scusi, signorina, io le ho detto semplicemente, il mio nome è Remo Giramella. Se parliamo in due non ci capiamo. Il mio nome è... Remo Giramella che fa andare la cappella, sono un regista di film hard. Ho chiamato per il maestro Greco perché mi serve lo spazio nella palestra, ma sono cose di business che devo discutere ovviamente col titolare. Ma lo può passare? Esatto, peccato che il titolare sono io. Ah, perfetto, allora parlerò con lei, cosa devo fare? Ah, ok. Allora, facciamo così, torniamo un attimo indietro nella conversazione, cerchiamo di instaurarla in maniera positiva. Mi spiace che lei si sia sconcertata per il nome, però come le dicevo, è il mio nome, proprio il mio nome d'arte. Io lavorando nel
settore dell'hard, questo è il mio soprannome. Allora le spiego allora brevemente, poi mi dice lei se possiamo magari quagliare, incontrarci per l'eventualità. Siccome sono a Milano per girare questa pellicola molto importante che mi andrà al Festival del Film Hard, interpretata anche da Rocco Siffredi, devo girare questa versione di Karate Kid che in realtà si chiama Karate Cats, che è un po' una versione diversa, in cui c'è questo giovane figlio di Vieste che scopre le arti marziali. Mi perdoni perché sono sul set che sto girando, sono qua negli studi di Milano, gli attori che stanno girando, un attimo che gli do lo stop di regia perché immagino che vuoi mandarmi un'email? Aspetta un secondo ragazzi, stop Gundam, fammi una cortesia, tienilo duro, fatelo succhiare e aspetta un attimo che sono al telefono. Allora signorina, mi perdoni, poi non ci sei neanche presentato, ho il piacere di parlare con la signorina. Pronto? Magari sono una signora. Signora, signorina, signora, ma non capisco nei miei confronti secondo me sono partito col piede sbagliato, signora. Esatto, per quello che ti ma io le chiedo scusa, guardi, mi spiace che c'è stato un attimo di incomprensione. Partiamo da zero. Allora, come stavo dicendo, appunto, devo girare questa pellicola Karate Cats e mi serviva uno spazio, diciamo, adibito al combattimento. So che la vostra è una palestra anche molto rinomata, con degli spazi adeguati. Scusi un secondo. Esatto. Ragazzi, stop! Per piacere, sono al telefono. Se ti ho detto tienilo tosto, tienilo duro, ma per la scena dopo. Ma io non resisto. Vabbè, ho capito, sei un professionista, cortesemente, scusa, mi sconcerti, sono anche il telefono con la signora. Ma non ha un ufficio. Allora, stavo dicendo, mi perdoni. Io ho bisogno semplicemente di questi scorci di tre quarti sul tatami, se non erro si chiama, tatami, è quello, diciamo, il pavimento morbido in cui si svolgono le attività di combattimento. Sì, la materassina. Perfetto, in cui ci saranno queste scene con questa ragazza che interpreta appunto Karate Cats, in cui farà questi momenti di ring job, non sto entrando nello specifico per non essere troppo volgare. Sì, gentilmente, qual è il contatto che le ha dato il nostro nominativo? Un ragazzo di Milano che so che viene lì in palestra, si chiama Luca. Luca, cognome? Luca Alba forse. Alba, ok, sì, allora va bene. Ok, perfetto. Allora, siccome noi abbiamo anche un discreto budget per l'operazione, mi chiedevo se potesse interessarle, insomma. Noi giriamo nei momenti ovviamente di chiusura della palestra, noi arriviamo, montiamo le attrezzature, ripuliamo tutto, poi ce la diamo, cioè, non è che non si immagini un contesto di depravazione, è un lavoro professionale. Vabbè, ma noi non è la prima volta che usiamo la palestra come set, quindi per noi non è nulla di nuovo e nulla di incredibile, solo che vanno organizzate le cose come già fatto in passato. Certamente. Allora guardi, se c'è della disponibilità da parte, scusi un secondo perché adesso mi sto incazzando. No, stop. Ma mi sbaglio adesso, stop cazzo, ti ho detto aspetta, sono al telefono. Ho capito, però questo no, ho capito niente, vatti a fare una domanda. Fai prima il telefono tu, no? Da quando dai ordine al regista, deficiente di merda, vai fuori dai coglioni, dai, vai fuori dai coglioni che la faccio con quello di colore. Vai via deficiente. Pronto, mi perdoni, scusi se deve assistere anche a queste scenate, però quando si ha a che fare non sono cioè, un conto quando lavori con Al Pacino, quando lavori con gente che lavora col cazzo è sempre una difficoltà. Allora senta, se c'è della disponibilità mi faccio un salto magari da voi, ne parliamo vis-à-vis, così ci conosciamo, capiamo i budget, se è interessata portiamo avanti, se no devo cercare un'altra location. Va bene, possiamo incontrarci, può venire presso la nostra sede. Quando posso trovarvi per darmi un piccolo indicativo, insomma. Mi trovo durante la quanto tempo parliamo? Questa settimana credo di fare un salto, tra giovedì e venerdì, voi siete in location. Di quanto tempo parliamo? Mezz'ora? E le riprese, dice lei? No, per parlare, per il nostro confronto, poi le riprese andremo a concordare qualora decidiamo. Sta rapando questo. La visita per una conoscenza, una mezz'oretta. Io immagino che lei abbia anche altri impegni, per l'amor del cielo. Preferisce che le mando una mail per concordare l'impegno? Sì, grazie, preferisco. Perfetto. Così almeno guardo un attimo bene l'agenda. La mail è la stessa che c'è sul sito, vuole darmene una personale? Scusi un secondo, perché non posso più. Che cazzo stai facendo? Stop! Stavo andando, è il primo giorno. Ma che cazzo quella del sito? Che cazzo c'entri tu? Mi hanno mandato qua, mi ha detto vai di là che devi fare la parte con la signora. Aspettami qua, un attimo, piccolino. Simpatico però, figa che fucile. Sono bravissimo. Allora, la mail mi diceva signorina? Quella del sito. Scusi, perché mi è entrato un nano con una tega enorme davanti con le riprese. Le mando la mail allora, signorina. Grazie. Signora, mi perdoni, grazie, arrivederci, mi saluti maestro. Cazzo che uccello che c'hai, buttaglielo nel culo, vai, azione, vai. Che storia con le gambine penzoloni, figa, che roba. Stop! Perfetto, ha chiuso la produzione, meraviglioso, vado a organizzare questo appuntamento. Va bene. Quanto professionismo.
Che belli, i nani nei film porno sono meravigliosi. Sì. Come si chiama quello che si scopa le scarpe? Claudio Mazzoni. Per chiudere con la ciliegina. No. Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Noi siamo lo Zoo. Fare lo sbiancamento anale, cos'è che sta facendo quella? Sdraiata sul lettino con tutti gli uomini intorno. Cos'è che fa? Madonna mia. Non ho capito nemmeno io. Non lo so, è un video che non ha senso. Comunque, allora, ci stiamo scambiando io e Barbara la zia, sì, al centralino, le foto della vera Griselda Blanco. Mamma mia, oh. È Leone di Lernia senza gli occhiali. Vabbè, perché lì è anziana quando è stata catturata. Magari da giovane era una bella donna. No, no, Fabio, no, è sempre stato un cesso di merda. Niente, vabbè, e a parte questo, c'è una curiosità sulla vera storia. Nel senso che quando è andata in onda la serie, quando è partita la serie su Netflix, l'unico figlio sopravvissuto di Griselda ha denunciato ha denunciato Netflix perché praticamente lui sostiene che loro l'hanno chiamato per fargli raccontare un po' la storia della madre, no? Sì. Hanno registrato la telefonata senza chiedergli il permesso e hanno utilizzato i suoi racconti per scrivere poi la sceneggiatura e non gli hanno pagato i diritti. Vabbè. E in più lui dice, e qua sono d'accordo, ma va, questa donna non rispecchia assolutamente mia madre. Ma va, ma meno male. Che occhio, wow, ci voleva il figlio. Scusa Marco, che Paolo ha un conto in sospeso con te relativo all'aceto balsamico di Reggio Emilia. Ma non è lo stesso, molto buono questo Marco, eh. Scusa, sì, ma non è lo stesso. A me hai portato la porcheria. Cosa mi hai portato? Posso? Prego. Senti, siamo mostro in radio, non si vede, ragazzi. Descrivete. Allora, stiamo per gustare un. Lo descrivo, è un aceto balsamico. Un pezzo di parmigiano reggiano 36 mesi, irrorato da del 36 magnifico. 36 mesi solo. È un quara reggiano, sempre gentilmente da. La macelleria, l'angolo del macellaio di Scandiano. Con un aceto balsamico veramente buono, Marco. Perdonami, io mi faccio mandare da mio suocero un 48 mesi, perdonami. No, quelli sono i mesi di carcere, Marco. No, suocero. Perdonami. No, scusami. Mi manda sti bei pezzettoni di parmigiano, quello vero. Ti compro la SMA, va bene. Sì, certo, la SMA. Ho visto che la metro era in offerta. È arrivato lui. Senti, mentre voi assaggiate queste delizie nostrane, finché ce l'avremo, poi mangeremo il formaggio coi grilli e i vermi. C'è sempre tutto stato il formaggio coi grilli a Genova, è un piatto tipico. Mamma, che schifo. La formaggetta coi grilli, ve lo dice anche vermi. No, quello dei vermi sardi è pericoloso. Minchia, buonissimo. Mamma, che schifo. Buonissimo. Che perché schifo. È pericoloso? E perché è pericoloso, infatti, Paolo? Cioè, perché è pericoloso? Scusa, sta posando il parmigiano nella cena. Se ne va. No, sto andando in cucina. No, perché è pericoloso? Perché alcuni vermi si possono arrabbiare. Cioè, comunque mi stai mangiando i parenti. No, è pericoloso perché scappa. Cioè, durante la cena il formaggio si sposta perché è locomosso dai vermi. Senti, parlando di assurdità, allora, chiede un certificato di matrimonio e scopre di avere un marito da 40 anni. No, ma è bellissimo. Allora, Giovanni, che è un uomo, tra l'altro, si era recato al comune calabrese di Cosentino per chiedere un certificato di matrimonio necessario ai fini di un atto notarile e scopre praticamente che ha un marito dall'82 inglese, tra l'altro. Ma com'è possibile? Beh, scusa, c'è Sandy, Stefani, Giovanni. No, può essere tranquillamente una donna. No, Giovanni Cindy. È un uomo sposato e va a chiedere un documento in comune e scopre che ha un marito da 40 anni. Minchia, ma non sei contento? Un'altra suocera, un Natale più grande. Gli alimenti. Com'è possibile? Allora, o lui sta mentendo e l'hanno sgamato. La moglie è tornata a casa e la moglie fa: scusa, ma sei già sposato? Con un uomo, tra l'altro. Che ti piace la salsiccia? Oppure può essere un errore, però come fai a fare un errore? Un errore genere, di trascrizione, dai. Magari c'è una signora che si chiama Giovanna e l'impiegato ha sito Giovanni e risulta sposato con lui. Un inglese, un uomo londinese, magari questo da giovane è andato in Inghilterra, si è fatto tatuare il fondoschiena. Però può succedere all'anagrafe, io per dire mi chiamo anche Giuseppina. Sì. Non è vero, ma non è adesso vero. Adesso non mi chiamo Giuseppe, sapete tutto? Ah no, figa, sapete tutto voi. Tu ti chiami Paolo Federico Giuseppina Nocito? No, mi chiamo Giuseppina come primo nome. Giuseppina Paola. Giuseppina Paolo Federico mi chiamo. In Borgogna. Mio padre si chiama Maria. Comunque, rileggendo i messaggi di prima degli ascoltatori, c'è un sacco di gente che si è chiavata a personaggi famosi. C'è allora, anche qualcuno. Chi millanta, però. Vabbè, Marco, io mi sono chiavato Claudia Pandolfi 15 anni fa. Dice poi Cruciani,
Mamma mia, che brutto, che brutto gusto. Ma un uomo, tra parentesi. Che serataccia. Allora, un mio amico ha tirato un pompone a Lino Toffolo. Dubito che sia vero questo. Poi qualcuno dice, aspetta, però tua moglie credo che abbia battuto tutti, Fabio. Beh, una bellissima donna. Gente pesante, oh. Beh, ragazza. Zanardi, qualcuno si è fatto Zanardi. Qualcuno Fabio Volo. Fabio Volo è uno che ci dava, adesso non so ultimamente, però era uno... All'epoca aveva un bel parterre. Nessuno si è fatto Mark Kincaid. Anche una mia ex fidanzata se l'è chiavato abbondantemente. Mentre stavate insieme, tra l'altro. Può darsi, può darsi, può darsi. Si compartisce. Poi mi piacciono che ogni tanto arrivano quei messaggi di persone che dopo 25 anni che facciamo questo programma rimangono stupite dai contenuti dello Zoo. No? Complimenti! Certo, il programmino che state trasmettendo adesso per radio è molto educativo, ma vattene a fare. Scusa, però io ho un dubbio, Marco, relativo a questa persona. Nel senso, sentiamo. Che questa persona, che non ci ha mai sentito a quest'ora, è transitata casualmente sulle frequenze di 105. Sì, e casualmente ha il numero di SMS e casualmente manda un SMS. Cioè, nel senso, io passo, normalmente mi capita di inciampare su RDS e cambio veloce, no? Così. Per non ammalarti, perché ricordiamo, RDS è la malattia che ha ucciso gli angeli. Ha ucciso gli angeli, io avendo queste ali piumate, capito? Mi cambio, sento RDS e cambio, capito? Sappilo tu, ascoltatore, che quando tu vai su quella radio lì potresti ammazzare 10, 15, 20, 40 anche angeli. Pensa che danno che fai. È una strage. RTL invece è una malattia che uccide i nani, quindi tu vorresti vedere questi simpatici ometti che fanno anche delle cose divertenti morire così per colpa di una radio con i loro cappelli a punta, le loro barbe. Rimani su 105 se sei una personcina a modo e ti fa schifo il nostro linguaggio, fai quando parliamo e ascolti solo la musica, come facciamo noi mentre parliamo. Ma ragazzi, è arrivato il momento di storpiare qualche film. I filmotti e seriotti ci regalano questi titoli molto famosi e basta veramente cambiare una parola per cambiare proprio il significato di tutto. Ci colleghiamo, prego Pippuzzo, andiamo, vai. Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza. Bubu, sedete! Manny, la pancetta non la compra più nessuno! È il momento di cambiare! Sì, ma Sid, come sappiamo che piacerà il guanciale? Perché il pianeta intero ha capito che nella carbonara ci va il guanciale! Ma stanno andando tutti verso sud! Perché noi andiamo verso nord? Perché è a nord che riusciremo a differenziarci nella produzione! Sid, mi stai rincoglionendo con le tue follie! Abbiamo sempre prodotto pancetta! Manny, è in arrivo una nuova era! Non capisci? Sarà! Aia! L'era guanciale. Ma no, no, cagata, Ma dai! Tenente John J. Dapp, qui dice che lei è assegnato alla festa di confine. Sì, signore, è vero. La festa di confine è territorio dei bambini di 5 anni. Cosa ha fatto di male per essere trasferito qui? A dire il vero, sono qui su mia richiesta. Voglio vedere la festa prima che finisca. Ah, sì. Che Dio possa proteggerla. E adesso balliamo tutti insieme! Questo è il pallone qua qua! Questo è il ballo che fa qua 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 qua! Balla coi pupi. No! Ma dai! Cosa hai visto, Bill? Lì c'è qualcosa che ci sta aspettando. Qualcosa! Ho visto un'ombra. Ma... Cosa? Cosa? Mi è sembrato di vedere dei tacchi e una borsetta bellissimi. Erano troppo alla moda. Eccolo lì! L'ho visto, l'ho visto! Wow, avevi ragione! Hai visto che vestito? Era spettacolare! Ma siamo nella giungla! Ma che cazzo si veste così? È un essere di un altro mondo. Ma è strastiloso! Ma che cazzo è? Predator. Film
Motti e Seriotte. Predator, meraviglioso. Brutta gente, allora tra poco giochiamo al vinci che hai vinto. Si può vincere forse un oggetto per bravi ragazzi, ma sicuramente portate a casa questo meraviglioso kit di Radio 105. Ho sentito il nostro super capo, sì? Che era nella villa con la bomba, mi ha detto che ha indossato il costume di Salvalender, sì. E ha tagliato lui il filo blu e ha salvato la vita, sì, a tutti. Con il laser dagli occhi, tra l'altro, che neanche bello, con le forze. Mamma, quanto è bello, bravo, quello, bravo. È un bel direttore. Amministratore delegato. È un angelo. Tra poco vi facciamo giocare al vinci che hai vinto. Lasciate il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105 e un'equipe di 27 centraliniste vi inseriranno nel nostro sofisticato database e vi faranno partecipare al gioco dei giochi. Aspetta. Puccioni, è arrivato un messaggio per te. Sono stato molestato dalla Puccioni nel 2003 a Forte dei Marmi. Sono rimasto traumatizzato per anni, ma adesso che è famosa sto meglio con me stesso. Aia. Schifo. Mamma adesso mia, verificherò Puccioni. Il numero, altrimenti Puccioni, lo denuncio per diffamazione. Brava, brava! Io proprio esplodo come una supernova. Immagino. È una parola che mi accende, l'interruttore della mia libido. Allora, visto che si parla tanto di cambiamenti climatici, adesso sono tutti green, tutti sono preoccupati. Soprattutto Hulk. Sì, anche She-Hulk, no, ricordiamolo. Comunque ha ragione gli ascoltatori, She-Hulk esisteva negli anni 80, 70, 80, insomma, quindi non è ce l'eravamo dimenticata, no? Lo so, però sai com'è, quando finisci le idee tiri fuori quello che c'hai. Allora, Nature ha pubblicato una cosa molto interessante. Allora, hanno scoperto che l'aumento della temperatura misurato oggi, in realtà ha iniziato il suo percorso prima del 1860, quindi praticamente è un fenomeno naturale. Noi ci stiamo preoccupando. Questa è una conclusione tua. Qua c'è scritto. Allora, è un fenomeno tenendo conto naturale. Anche delle prime fasi della rivoluzione industriale, il pianeta si sarebbe comunque già scaldato di 1,7 gradi, assai al di là della linea rossa fissata dagli accordi di Parigi del 2015. Quindi diciamo che il surriscaldamento globale, che poi adesso lo chiamano cambiamento climatico, è una cosa estremamente naturale della Terra. Però la rivoluzione industriale ha accelerato, certo, vabbè, questo è fuori dubbio. Anche l'incremento demografico mondiale. Allora, c'è un video, dopo ve lo faccio vedere, è fatto con la grafica ovviamente. Hanno provato a mettere 8 miliardi di persone tutte insieme, ammassate in un punto della Terra. Non copriamo nemmeno lo spazio di New York. Quindi il fatto che siamo in sovrappopolazione è un po' una cacata. Se tu guardi stiamo consumando gli Stati Uniti, tutte le risorse. Non siamo noi fisicamente che occupiamo lo spazio, è il suolo che consumiamo. Se tu pensi che l'America per metà è vuota, cioè la gran parte della popolazione ma non è coltivabile. No, ma non è vero, non è detto, non tutte le zone, ci sono delle zone che sono coltivabili. 35% degli Stati Uniti è deserto, cioè dimmi. Ma non è vero, l'abbiamo attraversato, dai, quei bei campi verdi dove ci siamo limonati io e te, abbiamo fatto anche pirouette. No, alcune parti, ma noi abbiamo fatto il sud, Fabio, se fai il nord è pieno di natura. Sì, è ma bellissimo. La natura serve per respirare, cioè se non c'è la natura non è che la puoi sfruttare tutta come combustibile o come cibo. Ma vedi come sei fatto, io ogni cosa che io dico devi per forza di cose mettere in dubbio. È vero, ha ragione scritto... Marco. Che cazzo? Ma il mio ragionamento è questo, non è lo spazio che occupiamo come persone. Vorrei sapere tu chi cazzo sei per saperne di più di Nature. Cioè, allora, non contesto questo, sto dicendo, se tu dici 8 miliardi di persone non occupano neanche tutta New York, è vero, ma non sono le persone che creano il problema. Sono le risorse che noi utilizziamo per sfamare questi 8 miliardi. Ma perché devi sempre girare il discorso su una roba dove tu alla fine vuoi aver ragione? Perché se tu dici che la sovrappopolazione non esiste, questo è un errore. Non ho detto che la sovrappopolazione non esiste. Questo l'hai detto. No, ho detto che comunque 8 miliardi di persone messe in un punto tutti insieme, graficamente perché è impossibile da fare realmente, occupano un piccolo spazio di questo pianeta. Sì. È il fatto che noi consumiamo come delle merde, ma stavo finendo il discorso. È quello che ho detto io, la stessa cosa. Ma siamo d'accordo, sei d'accordo con me allora? Però c'è da dire una cosa, che molte cose sono tua, qualcosa che ce l'è meglio è. Fai parlare la Puccioni per una volta, che poi si lamentano che non la facciamo mai parlare, scusa. Una volta che mi dà ragione, scusa. No, è che comunque noi sfruttiamo anche male la potenzialità del territorio che abbiamo. Certo. Alcune parti non le sfruttiamo bene con la tecnologia e le conoscenze che abbiamo. Ma sì, anche quello, mamma mia. Facciamo
facciamo un po' ridere, nel senso, con tutta sta tecnologia che abbiamo, poi non riusciamo a fare un cazzo. L'amico è qualcosa che più ce n'è, meglio è. È un silenzio che può diventare musica. Però Fabio, cioè, non volevo discutere con te nuovamente. No, ti ho letto un articolo che è uscito su Nature, penso che ne sappiano più di me. Sì, sì, no, ma io sulla parte di Nature sono assolutamente d'accordo. Poi no, se vogliamo dire che noi siamo diventati, purtroppo, siamo viziati, no? Ci siamo abituati troppo bene, quindi consumiamo più del dovuto. Questo è sacrosanto, ma lo diciamo dalla vita. Sprechiamo, ci sono con la differenza che in alcune parti del mondo alcune popolazioni non hanno un cazzo e noi invece abbiamo troppo. Una volta si mangiava tipo la carne una volta a settimana ed era veramente un evento in casa. Oggi la carne la consumiamo, non tutti, io per esempio no, però la consumiamo anche tutti i giorni perché è disponibile, e questo ha fatto sì che incrementassimo la produzione di carne, di pollami. Appunto, che si può fare a Nature è che è vero che il 1860 segna l'inizio della rivoluzione industriale, la macchina a vapore, tutto quello che vuoi, ma l'uomo ha cominciato a impattare sull'ambiente ben prima del 1860. No, ma lo scrivono loro, 80 anni prima abbiamo iniziato. 80 anni prima il pianeta ha iniziato a surriscaldarsi. Questo sì, ma ancora prima l'uomo ha cominciato a disboscare, a sfruttare le risorse naturali, a bruciare. L'impatto c'è stato. Se pensi che le montagne intorno a Venezia erano tutte piene di alberi, non ce n'è più uno, perché ho costruivano una conclusione che potrebbe mettere tutti d'accordo. Cioè, secondo me chi ha disegnato il pianeta ha sbagliato. Allora, sì, è vero. Non ci doveva mettere qua, no, doveva fare una seconda camera, cioè una pallina più piccola di fianco come ripostiglio. Bravo. No, due doveva farne, una per la spazzatura e l'altra un frigorifero gigante dove noi ci cibavamo. Ma c'era, era Nibiru, il pianeta gemello che è morto per colpa nostra. Se lo siamo ragazzi, tornare indietro è impossibile, cioè chi è che torna indietro? Tutti siamo buoni qua a dire, ah, non bisogna inquinare, ah, non bisogna far qua e là. Poi quando tocca a te dici, oh, però vaffanculo, io voglio mangiare bene. Figa, ho lavorato tutta la vita, devo stare 8 ore in ufficio. Allora ragazzi, bisognerebbe qua fare una rivolta contro il buon signore che ha fatto un pianeta bellissimo, piccolo, ma non adatto alle nostre esigenze. Allora, che cazzo, scusa, allora ci ha messo al mondo con la priorità di scopare e riprodurci, giusto? È vero. Ok. E che cazzo, non è colpa nostra. Ci piace la fica e alle donne ci piace l'uccello e noi ci riproduciamo. Sì, un po' comune nel mondo animale questo. Dovrebbe adesso riprendere in mano il progetto un po' vecchio e ridisegnarlo. Credo che l'abbia già fatto, infatti non a tutti piace la fica. Esatto. Sta un po' riprogrammando. Vedi che allora l'omosessuale è utile. Sì. Certo, continuate, certo, è una persona utile. Continuate a dargli addosso, a dire questi ricchioni, così additandoli, a questi frociazzi. Sei tu questo. E invece è l'invenzione che il buon Dio ha partorito per contribuire. Ma non è Dio. Il Padre Eterno ci ha mandato i ricchioni per far sì che il numero di esseri umani torni. Potresti dire che stai facendo della sottile ironia contraria. Sì, pensavo si capisse. No, non sei. Allora ritratto, non è un problema. No. Comunque c'è un periodo storico in cui, per assurdo, c'è un picco a ribasso dell'emissione di anidride carbonica, ed è quando Gengis Khan ha sterminato 3 milioni di persone contemporaneamente nelle sue campagne di conquista. Potremmo fare la stessa cosa, scusami. C'è un picco in basso dell'emissione. Bisognerebbe guardare un attimino il mappamondo e dire, allora, dov'è che sono in troppi? Qua. Andiamo, via. Poi, dov'è che sono in troppi? Qua. E via, e basta. Però scusami Paolo, perdonami, però secondo me bisognerebbe parlare con l'Altissimo e fare riprogettare, perché da quello che dice Fabio ha riprogrammato gli umani, ma invece è sbagliato, dovrebbe rifare il pianeta Terra o darcene uno nuovo. Cazzo, non si può dar dentro questo che abbiamo un po' consumato e darcene uno nuovo e ripartiamo. Minchia, da zero. Ma che consumista che sei, questo si rammenda, cazzo. Però si rammenda, si ripara, non si butta. Ma non lo butti, non lo butti. No, allora il pianeta attuale lo mettiamo da parte, così si ripopola, la natura riprende possesso di tutto. Noi ricominciamo da zero con delle regole un po' più perfette. Guarda che Marco sei una persona molto intelligente e astuta. Noi in realtà abbiamo un noleggio a lungo termine sul pianeta. Esatto. Oh, quando scade il leasing la macchina a un certo punto c'ha problemi. Tagliando a carico del proprietario. No, allora il pianeta Terra è la Zaffira di Palmieri. No, quello spero di no, perché in questo momento la Zaffira di Palmieri credo che sia Uncinetti e Posate. Non c'è più
Però vedi che è utile, riesce a essere ancora utile. Tutto si ragazzi, ricicla. Non mi toccate Pippo, che io e lui stiamo vivendo lo stesso incubo. Ed wow. È una roba. Quanto ti capisco, Pippo, adesso? Ti prendevo adesso, in giro, adesso ti capisco. So. Oltretutto, io ho anche la moglie, purtroppo, che ha la testa di una bambina di 5 anni. Wow. Mia moglie lascia tutto aperto, sempre. Allora, stanotte ho scoperto che abbiamo dormito. Siamo a casa di un'amica, comunque in un appartamento, però non lasci la porta aperta. Ah. E vabbè, scendo la sua macchina. Ma aperta, ovviamente. E poi guardo le telecamere da casa, mi arrivano allarmi, cancello di casa, aperto. Le ho detto, a sto punto lascia le chiavi direttamente, proprio infilate nella serratura, così almeno magari uno non rompe neanche nulla, no? Niente, così. E si incazza e mi butta giù il telefono. Oh, sei sempre dietro a criticare. Ma porca puttana. È proprio una stronza, Marco, guarda. Non lo è, ritratto, non è un problema. Quando vediamo c'è Sanremo. Vediamo se è una stronza Federica da Padova, con cui giochiamo al vinci chi è vinto. Sedere inizia il gioco dei giochi. Stronzate, a noi ci piace così. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. In effetti ha ragione, un ascoltatore scrive: dovremmo essere alti massimo un centimetro per non rompere i coglioni, ma riusciremo a fare i danni lo stesso. No, senza... no. Un altro, scusa, fa ridere però sta roba, Fabio. Niente da fare, questo adesso fa gli appunti a Nature. Vabbè, allora sa tutto. No, però adesso sto leggendo lo studio di Nature. Questo non vuol dire che il pianeta si è scaldato da solo, vuol dire che è stato datato retroattivamente. Cioè, invece che cominciare a rompere i coglioni nel 1920, abbiamo cominciato a rompere i coglioni nel 1860. Ma figo, che cazzo abbiamo fatto? Eravamo in quattro stronzi. Che cazzo dice? Nel 1860 c'era la macchina a vapore. Marco. Ma prima, dice 80 anni prima. No, allora, 80 anni prima di quanto avevano stimato, cioè nel 1860. Questo dice lo studio di Nature che sto figa, leggendo allora adesso. Sei tutto tu, facci vedere. Adesso sta tutto Nature. Allora, lui critica, poi legge l'articolo. E che cazzo? Beh, no, me l'hai raccontato. Allora, scusa, tu. No, fermo. Scusami, Federica, ci sei? Buongiorno. Buongiorno. Devo fare un appunto al signor Borghini. Allora, uè, zio, allora ascoltami bene. Vai. La chicca oggi è in studio. Sì. La mattina la signora chicca, ok, la signora Francesca manda le notizie a tutti. E lei dovrebbe, da professionista qual è, leggere le notizie, così viene in onda preparato. Non che mi fa il pelo, il contropelo, e poi dopo si deve leggere la notizia dopo. Vabbè, allora facciamo Tony Rosso. No. Allora facciamo Tony Rosso. Dammi il diario. Vuoi fare Tony Rosso? Vabbè, no, allora facciamo No, ma che cazzo vuol dire? Se dobbiamo parlare di un argomento, devi sapere cosa dici. Ma no, assolutamente no, non è mai successo. Ma come? L'amico è. Caro ascoltatore, hai appena assistito a come è bravo Fabio Lisei, devo ammetterlo, ad imbarcarti dicendo delle robe non reali, ma meglio di come le dico io. E qui purtroppo mi inchino dinanzi alla sua capacità lessicale di dire delle cose che non hanno senso, ma che sembrano vere. Guarda, Marco, e così funziona la politica in Italia. Tu hai sbagliato lavoro, devi fare il politico. Io ti ringrazio, Marco, per questi complimenti che hai fatto. Vabbè, alla mia frizzantezza. Ciao Federica, benvenuta nello zoo. È frizzantezza, Marco. Ciao, scusami, sai che tra amici si discute, si litiga, ma poi si fa la pace. Ormai siamo noi ascoltatori, ormai sappiamo. Scusa un secondo, fermati un secondo Federica. Mi spiace Marco, ma da oggi non posso più ascoltarvi. Mio padre mi ha sgamato e non vuole più. Max, 42 anni. 42 anni. Madonna. Federica, cosa fai di bello a Padova? Tra l'altro città meravigliosa, stracolma di bellissime donne. Tranne Federica. Non è vero. Ehi, no, dai. Cosa fai nella vita? Faccio la pasticcera. Pasticcera! Bello, quei cannoli! Tipo, raccontaci cosa fai. C'è qualche specialità del tuo negozio? No, io non ho un negozio, sono giovane. No, io faccio dessert al piatto. Lavoro in un ristorante. Cazzo! Senti, invece di farti l'algomircata, facciamo pubblicità gratuita al ristorante per il quale lavori, che magari ti danno anche l'aumento. Gli dici, però è a Bolzano. Come si chiama? Seleiten. Lo so, è un po' difficile, raga. Ma è una malattia di quelle che vengono sul labbro? Seleiten? Probabile. Zelenken? No, Zelenken. Zelensky. Zelensky. Le Pens? Vabbè, io direi di andare oltre. Fai il cazzo di spelling. Com'è lo spelling? Vai, com'è? Zelensky. S-E-E-L-E-I-T-E-N.
Non ho capito. Non lo so, lo mangio dolce, non le frega un Sleipen, cazzo. Sleipen, Sleipen, giusto? Sì, Sleipen. Sì, cazzo! Ma parla tedesco lì, a Bolzano. Ma quanti anni hai? 7? Sì. 8? No, quanti anni hai? No, 26. È giovane, cazzo. Sono tentato nel farle un'algomercata, no. Però poi passo per... Senti, tu hai mai mandato foto dei piedi? Wow. Fabio, di solito ci si gira intorno, sai? No, è una cosa, vabbè, che chiedono spesso alle Federica ragazze. Perdonaci, oggi siamo così, è martedì e purtroppo sai com'è, siamo reduci da un weekend difficile, loro a Bardonecchia, io a chiudere le portiere delle macchine a mia moglie, le porte di casa e i cancelli. Giochiamo davanti un altro, sai come funziona? Conosci le regole? Sì. Davanti a un altro, davanti a un altro, il gioco dell'inculata. Hey! Vabbè, visto che le regole le sai, possiamo partire col tempo. Dai, vai, 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 vai. Professionista. Succede a Sanremo ogni anno. Si elegge un vincitore, si pippa. Ecco. Si pippa. Potrebbe, brava, salvare dalla fame i meno abbienti. Farina di insetti, apericena. Farina di insetti. No. Succede a Sanremo ogni anno, si elegge un vincitore e si pippa. Si pippa. Potrebbe salvare dalla fame i meno abbienti, farina di insetti, apericena. Apericena. Lo fanno anche gli avvocati, processo la cacca. La cacca. Una pratica disgustosa, mangiare le unghie e pagare il canone. Pagare il canone. È una merda per antonomasia, chi tradisce i sentimenti, She-Hulk. È sicuro e può fare male al corpo altrui. Scuro. Scusami, ho sbagliato. Tranquillo. È scuro e può fare male al corpo altrui. Il serpente mamba nero, la minchia nigeriana. La minchia. Ottimizza i tempi, fare il pieno prima di un viaggio. Pecorina spostando le mutande. Pecorina spostando le mutande. Lo rende un pregiudicato, il reato, il pitbull e i tatuaggi. Il pitbull e i tatuaggi. Legge nel pensiero, paragnosta la moglie quando te lo meni. La moglie. La mano gli è riconoscente, manicure Malena la pugliese. Malena. Bravo, giusto. Grande Federica. Sono un po' di giorni che siamo un po' taccagni, sì. Siamo un po' tirchi, quindi me la sento. Verremo a mangiare da Selipain. Vabbè, comunque, ora che dovete mangiare avrete imparato il nome. Ti faccio una domanda, cara Federica. Sì. Tu per caso possiedi un oggetto da brava ragazza? No. Però c'è un onion golosa che desidererei tanto. Un onion? Che buon gustai, sì, a questa donna. Sono un po', insomma, retro come gusto, come stile. Quindi. No, perché? Che cos'è l'onion? Scusa. È quello da, cioè, non è proprio l'orologio da polso. È quello, La cipolla. Fumagazzi ha fatto anche questo oggetto un po' vintage. Da borsetta. Sì, bellissimo. No, ma lo puoi anche indossare se hai le bretelle, un papillon. Chi non si veste così oggi giorno? Alisa, Io lo uso spesso per ipnotizzare i tranvieri. Vedi, su certe robe, Paolo, purtroppo io non posso criticarlo, perché quando Fabio è ben vestito, l'ho vestito io. Perché insieme andiamo a raccontare. Ma è sempre il solito vestito del suo matrimonio. No, non è vero. Una volta siamo andati insieme per un capodanno della radio e gli ho fatto comprare il corpetto, bellissimo. Ti ho messo al tuo matrimonio. Dal 2007 sei passato al 18. Scusami se ho sempre la stessa taglia io. Pazienza. Scusa se sono in forma, mi dispiace essere felice. Senti, allora me la sento. Federica, ti regalo un onion, una cipolla dei fratelli Fumagazzi. Hai una preferenza? C'è un modello che ti piace in particolare, un colore? Perché sai che golosa. Sfogliata. Sfogliata o golosa, va bene. Va bene, segnato tutto. Adesso Barbara la zia ti contatterà, dati cazzi e mazzi. Aspetta, ultima domanda. Il tuo ristorante, le fate le giberne? No, le fate, va bene. Vuoi venire per le giberne? C'è una libidine di giberne? Va bene, ciao tesoro, un bacio, grazie. Ciao ragazzi. Ciao Fede, ciao. Salutaci gli amici di Super. Che voglia di suricati che ho.
No, invece a me è rimasta impressa la mutanda spostata. Sì, anche Fabio, a me credo. È una cosa che mi fa impazzire. Vabbè, ragazzi, è la praticità. Poi si fa col dito a gancio, quello da... Ma no, tu sei porco. No, io lo faccio con la sinistra. No, tu sei porco. Troia. Tu sei schifoso, tu sei un maiale. Tu sei proprio bastarda. Senti, ma abbiamo due donne in studio che fanno finta di niente. C'è la Chicca che guarda così altrove, perché hanno paura di essere chiamate in causa quando trattiamo argomenti. Ragazzi, si usa il pollice perché le altre dita sono appoggiate sulle chiappe. No. Ma no, scusa. Sì, io lo faccio tipo quando sei lì che stai domando il dinosauro. Sposti col pollice, le altre mani stanno facendo da servofreno. Ma io faccio con il gesto del bianchetto. Tu sei un po' storpio, dai. Ma no, perché stai prendendo la bocca di una carpa. Devo parcheggiare anche un oggetto ingombrato. Devo spostarlo comunque, di poco. Comunque, siamo dei cretini. Però ieri abbiamo contattato un nostro ascoltatore, un agricoltore, che voleva spiegarci cosa sta accadendo e darci ulteriori spiegazioni, perché la telefonata che abbiamo fatto non era proprio avvincente. Insomma, l'ascoltatore era un po' emozionato. Devo dire che anche in questo caso non è riuscito a darci tante nozioni. Credo che Fabio abbia sforbiciato e abbia tenuto un po' il meglio. Io ho cercato di far capire qual è il suo punto di vista, che non è il punto di vista di tutti gli agricoltori. Lui ci ha dato la sua visione delle cose, quindi ci sono delle cose che piaceranno agli agricoltori e altre che non piaceranno, immagino. Comunque, come tutti, ogni tanto quando parliamo di questa cosa c'è chi dice ah no, è sbagliato, chi dice ah io sono con loro, come sempre c'è una divisione, perché questo vogliono, no? Dividerci su qualsiasi opinione, così almeno litighiamo fra di noi e siamo distratti dalle puttanate che stanno facendo alle nostre spalle. Però sentiamo cosa ci racconta in merito a questo sciopero, a questa manifestazione che ormai va avanti da settimane, da parte degli agricoltori non solo italiani, ma di tutta Europa, anzi di quasi tutto il mondo occidentale, perché anche in America sta accadendo. Sentiamola, prego Pippo, vai. Capiamoci meglio. Le inchieste dello zoo. Oggi nello Zoo di 105 ascoltiamo la testimonianza di Federico, un agricoltore di Parma che ci ha contattati per dire la sua sulla protesta dei trattori in Italia e in Europa. Io sono un agricoltore e è una vita praticamente che sono in agricoltura da quando ne avevo 7. Ci sono tanti motivi per cui protestare in agricoltura. Alcuni sono giusti, alcuni sbagliati, ma che è sbagliato innanzitutto è il modo con cui stanno manifestando. In che Perché senso? Se guardiamo i nostri colleghi francesi, tedeschi, stanno vandalizzando più che protestando, a mio avviso. La mia contestazione nella contestazione è che possiamo mobilitarci e fare dei presidi anche in Italia, ma non è a Roma il problema. È a Bruxelles il problema. Io sento dei colleghi, anche al telegiornale, che si vanno a lamentare perché le tasse. Ma avete chiesto a queste persone che tasse paga un agricoltore? L'agricoltore non paga praticamente neanche una tassa. Tra i principali motivi della protesta c'è l'obbligo di lasciare incolto il 4% di superficie coltivabile. Che cosa non funziona in questa norma? Il principio del 4% che si pensa di lasciare al ripopolamento degli uccelli, dei microrganismi e quant'altro, non è vero. Io posso lasciare un 4% di terreno dove vado a seminare delle mielifere, si chiamano, delle piante da fiore per le api, però io dopo lo devo andare a riseminare questo campo. Cioè, la natura prende il sopravvento, quindi le infestanti che poi andranno a seme, perché è il processo della vita, la pianta cresce, fa il frutto, fa il seme lo rilascia nel terreno e quindi questa infestante si moltiplica nel terreno. Altri agricoltori protestano contro l'introduzione sul mercato di carne coltivata e farine di insetti. Qual è la tua posizione? Ma le farine di insetti... Io ti posso dire, se le vogliono fare, che le facciano. Poi dopo che siano buone, se mi chiedi se sono buone, secondo me no. Poi magari nel futuro, chi lo sa, sarà più buona quella di grilli, quella di locuste. Dopo sarà anche la qualità del prodotto che andrà a beneficiare o a compromettere il mio mestiere, non lo so. Tu hai scelto di non partecipare alle manifestazioni. Per quale motivo? Il mio disappunto su questa protesta è che è una protesta, tra virgolette,
non dico falsa, ma è un copia e incolla delle proteste che stanno venendo in Europa. Cioè, allora, in Germania e in Francia hanno un motivo ben serio per cui protestare. Hanno tolto il gasolio agevolato, hanno imposto tasse pari al commerciale che prima non avevano. In Italia, dal punto di vista finanziario, gli agricoltori non è che poi hanno quel gran motivo di dover protestare. Un punto di vista adesso sicuramente il suo punto di vista. Mi ha fatto vista, riflettere su una cosa, scusa Marco, chiedo un po' a tutti voi perché mi faccio le mie idee, no? Ma gli insetti, comunque i grilli e le locuste, mangiateli tu. No, ma cosa mangiano loro? Mangiano coltivazione. Sì. Cioè, non è che rischiamo poi di dover coltivare per far mangiare gli insetti che ci dobbiamo mangiare. Non lo so, credo che sia una quantità di resa, nel senso che per produrre un chilo di carne di insetti. Non lo so, sto ipotizzando. No, perché quando si parla dell'infestazione delle cavallette che si mangiano interi territori, quando arrivano in sciami enormi. Vuol dire che loro si nutrono, di agricoltura. Si nutrono di quella roba lì. Quindi non è che poi arriviamo a un punto che per produrre abbastanza farina fatta con questi insetti dobbiamo produrre nuovamente. Penso che sia appunto una differenza di rapporto, nel senso che per produrre un chilo di farina di grilli servono, mettiamo, 10 kg di foraggio. Per produrre un chilo di carne servono 1000 kg di foraggio. No, però ragazzi, scusate, chiediamolo al nostro esperto, prego. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Non abbiamo l'esperto. Peccato. Proviamo di qua, aspetta, prego. No, non ce l'abbiamo. Carezza di... Allora, io stamattina avevo chiamato una locusta, mi ha risposto. Non ho capito, cazzo. Non parlo il locusto, quindi. Il però locustese. L'ho chiamata, è il locustese. Il locusto antico. Purtroppo non lo parlo. Va bene. Ho una brutta notizia per te, Fabio. In Thailandia vogliono di nuovo togliere la possibilità di. Vogliono abolire, insomma, di nuovo l'uso ricreativo della marijuana. Ma cos'è sto tolgo, metto, faccio? Perché? Perché secondo me tolgono e mettono perché quando tu lasci che la gente possa fumare liberamente la marijuana arrivano orde di persone che non fanno altro che ciondolare e farsi mille bombe. Ma lo farebbero lo stesso, lo fanno lo stesso e lo comprano dal malavitoso. Sì, ma almeno loro poi speculano sugli avvocati, ti tengono in carcere e fanno pagare profumatamente lo Stato italiano per riportarti a casa. Ecco, bravo. Attenzione, quando andate in certi paesi dove c'è la prostituzione libera e dove c'è gran divertimento, occhio, perché se fate puttanate poi, e ne abbiamo parlato l'altro giorno, sono 2000 gli italiani rinchiusi in vari paesi tipo la Thailandia eccetera in carcere perché lì sono cattivi di brutto, cioè non scherzano un cazzo. Quando fai una minchiata che magari per te è una cagata, per loro invece è sacrosanta, ti rinchiudono in gabbio e non esci più. Ma più guarda Bridget Jones, cioè sono posti dove si fa rispettare la legge. Bridget Jones, cosa c'è? Non so, un episodio di Bridget Jones lì viene messa in carcere in Thailandia per spaccio internazionale di droga. Fabio, chiedi al nostro esperto per favore. Ce l'hai lì, prego. Però l'ho sentito muovere. No, allora io stamattina avevo telefonato a Bridget Jones per chiedere se poteva fare, però mi ha risposto. Ma risposto stavo ciucciando il cazzo uno dei due. Ma ha risposto. Io non parlo il britannico e quindi purtroppo niente. Va bene. A proposito, visto che abbiamo parlato di agricoltura, di manifestazioni, eccetera, ci colleghiamo con qualcuno che fa veramente i fatti. La nostra attivista. Prego, andiamo, vai. Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. No. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista. Sono io l'attivista. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno signora, chiamo per un'informazione. Sì, ma si sente malissimo. Sì, però lei deve pure stare calma, cioè non è che così? Mi sente meglio? Insomma, dica. Senta, volevo sapere, voi tenete i giocattoli pure per gli animali? Sì, ci sono i giocattoli, sì, per cani e gatti. Ecco, per cani, volevo sapere, ce l'avete tipo i bolli di gomma? Sì, ci sono quelli di gomma, sì. Che brutte persone che siete. Ma perché? E tu pure. No, io li vengo a salvare i polli di gomma. Ma no. Massacratrice di bolli. Ma di che sono di gomma? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, come sta? Chi sei? Sono una cliente, chiamo per sapere un'informazione. Volevo capire, voi c'avete i polli di gomma, quelli per i cani?
No signora, quello no. Ah, ho capito. Ma e lei che ne pensa del fatto che i cani gli sbranano, diciamo, sti giochi? Sono giocattoli. Non ho capito. Cioè, dico... Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete i giochi per i cani? Sì. Ah, ok. E ecco, chiedevo alla sua collega prima, ma voi che ne pensate del fatto che i cani, diciamo, se li sbranano tutti, li distruggono? E questo, che ne pensate? Senta, per queste informazioni lei venga nel negozio e ne parliamo. No, ma io nel negozio ci vengo, però vengo a liberare i giocattoli per i cani, in particolar modo i polli di gomma. Beh, perfetto, inizi. Beh, venga con chi vuole, non ci sono problemi. Saremo una ventina circa, veniamo. 20, 30, 40. No, di più non si può perché in settimana ne la fa la gente. Però veniamo, liberiamo i polli e li ridiamo al loro habitat naturale, che è il pollaio. È il pollaio poi il loro habitat naturale. Finto, no, vero, perché so de gomma, però quello certo, è. Certo. Va bene? Voi prima di venire avvisatemi. Li ho già avvisata. Che giorno venite? Il giorno non glielo posso dire perché devo creare del disturbo. Capisce? Sterminatore dei polli di gomma. Ciao Andrea, buongiorno, sono Tonia. C'avete tipo le galline, i polli, quelli di gomma, quelli che si mordono? Sì, abbiamo diversi giochi. Tipo, posso chiederle quali, scusi, perché stavo cercando... Sono di ogni genere. Ho capito, e che rappresentano animali? Ci sono. Ok. Col pollo, con il maialino. Ma non c'è un conflitto di interessi in questa scelta? Non capisco di che cosa... Cioè, intendo dire, cioè, questi pupazzi a forma d'animale che vengono maltrattati poi dagli animali, non è, insomma, diciamo anche diseducativo nei confronti dei cani? Ma no, sono comunque dei giochini che non hanno la dimensione del maiale o del pollo reale. Certo, però un giochino piccolo. Ne rappresentano il concetto, diciamo, cioè rappresentano il concetto de pollo, de maiale, de gallina, pure se su de lattice. Sì, dico, però non hanno dimensioni o odore soprattutto di un animale vero. Quindi il cane, anche se ci gioca con il giochino piccolo di lattice, non ha a che fare con il pollo. Ci rendiamo conto che questa signora al telefono sta rispondendo alle domande assurde di Lucilla. Un disegno un po' particolare, un po' più aggressivo, ma non c'entra nulla con il carattere della persona. Beh, questo è discutibile, però insomma, diciamo, poi sappiamo la fine che fanno sti giocattoli, no, Porelli? Cioè, vengono dilaniati, diciamo. Cioè, perché nessuno ne parla? Ma ripeto, è un gioco, non è un animale in sé per sé. Ho se capito, ovviamente però... il cane vive con animali, le posso garantire che non l'aggredisce. Io ho un cane e ho anche un pappagallo, però non ho vietato al cane di giocare con dei giochini simpatici. Però lei non è cane, come manco lo sono io, però il gioco soffre. Ma che questo intendo dire, no? Va bene, io mi dispiace, sto lavorando, non ho proprio tanto tempo così a disposizione. Ok, scusi, allora le dico solo che volevo, diciamo, comunicarle che verremo a liberare noi della nostra associazione. Se li vuole acquistare poi, ovviamente, no, la no, non li acquisteremo perché siamo contrari, li liberiamo nel loro habitat naturale. Free polli, signora, free polli de gomma. Va bene, buongiorno. Arrivederci, signora. Stupida, insensibile. No, l'attivista. Che so io? L'attivista. Uno ha scritto: fate tanto gli schizzinosi, ma poi quei bei crostacei che vi mangiate non sono nient'altro che insetti di mare. Non c'è differenza tra uno scarafaggio e una cicala di mare. Ma te li mangi tu? Io non mangio neanche quello. A me fa schifo. Sai che io nella mia vita non ho mai assaggiato un crostaceo? Io tutto. Mai. Tutto. Mai. Anche gli esseri umani. È strano, scusa, Fabio dice di mangiare tutto e non mangi gli insetti. Scusa. Io mangio tutto. Sì, anche gli insetti. Ma mangi gli insetti? No, che schifo. Ma prendi proprio dalla tela il ragno. Ma noi che siamo italiani, la nostra famosa arte culinaria. Siamo saremo bravissime, a inventare ricette con i grilli. Ma vai a scusa, fare culo, la nostra arte culinaria senza il pomodoro e le patate siete non avremmo senso. Il cervello deficiente. Scusa Marco, la nostra cucina italiana, i nostri due piatti più famosi sono basati su delle cose che non sono italiane. Il pomodoro non è italiano. Come non è italiano? Ah no, il pomodoro è italiano.
Beh, i pomodori che mangiamo in Italia, cresciuti in Italia, sono pomodori italiani. Arrivano dall'America. Senza l'America niente pomodori. Senza l'America vabbè, niente patate. Senza l'America niente mais. Lo so che c'è anche sta storia che la pizza in realtà è stata... No, la pizza. Cioè. No, la pizza dicono che è stata creata poi in America, cioè sviluppata in America. Che è una stronzata, non può essere vero. La cucina italiana si basa su dei prodotti che arrivano dall'altra parte del mondo. Sì, ma il pomodoro non si muove, il pomodoro non fa... Non lo mangerò mai un grillo. Vabbè, ma non lo mangiare. Lo vuoi, sentiamo l'allevatore di insetti dopo. Ma che schifo, no? Ma dai, ma no, ma io non ammazzo neanche le formiche, secondo te le mangio? Ma va, sei pazzo, ma che schifo. Io dai, mi sono mangiato gli scorpioni formiche, glassati. Quelle formiche vanno pippate. Ragazzi, il mondo è bello perché vario, non esiste il giusto o sbagliato, tranne in alcuni casi, cioè non è che cioè, perché tu pensi che sia bello uccidere uno, allora ammazzi uno, quello è sbagliato, punto. Ma la tua libertà finisce dove inizia la mia e viceversa. Non voglio che nessuno un giorno mi imponga di mangiarmi un cazzo di hamburger fatto di insetti. Il problema non lo sono mai. Gli equivoci, perché adesso quando vai al supermercato e vedi la scatola scritto vermicelli, non sai che cazzo sono. Avviso a tutti gli italiani. Dopo il fantastico weekend appena trascorso, i ragazzi dello zoo pretendono un altro fine settimana come il precedente. Sì, ma più in là. Se c'è qualche località sciistica che voglia ospitare totalmente gratis lo zoo, mandate una mail a wender@105.net. Ovviamente Mazzoli non ci sarà perché è a Miami e neanche Pippo che sarà ancora a fare kite in Sardegna. Grazie. Noi siamo lo zoo. Vai a chiamare? Vai a scopare? Chi? Cosa? No, vado a fare kite. Sì, kite. La moglie. Come tardi, ragazzi, andiamo, dai. Non fare il figo, Marco. Noi siamo italiani perché viviamo in Italia, non tu egoista. Ma mi puoi succhiare il cazzo? Io sono italiano, bella o bello che tu sia. Che cazzo vuoi? Scusa, Marco. Sì, prego, dimmi. A questo coglione, digli che sono simbionte e oggi lo schiaffo elettrico. Cosa? Lo schiaffo ho capito, però mi piace. Sono bello, simbionte. Sei simbionte. Da ieri comunque sono simbionte. Stavo facendo un'analisi, no? Secondo le nuove tendenze. Allora, ci stanno dicendo che se sei bianco sei merda, sei etero sei merda, se sei ricco sei merda. Avere successo significa che sei una merda. Mangiare mediterraneo, nostro vanto da secoli, è merda. Il tutto stranamente deciso da quattro stronzi del Parlamento Europeo che vogliono sostituire le piccole imprese con i loro prodotti sofisticati e fatti dalle loro fabbriche e dai loro laboratori. Allora, visto che si parla tanto di inquinamento, voi sapete, no? Che l'inquinamento maggiore proviene dall'industria, dalle grandi fabbriche. Le grandi fabbriche non hanno fatto nessun cambiamento. Allora, o tutti cambiamo, oppure è inutile che stiamo qua a dire quello c'ha la moto d'acqua, quello c'ha il motore vuoto, benzina. Perché, allora, i piccoli cambiamenti si possono fare se tutti quanti li facessimo. Ma nel contempo hanno appena inaugurato la nave più grande del mondo, la vedo tutti i giorni perché è posteggiata qua nel porto. C'è scritto che potrebbe un domani andare totalmente elettrica, intanto va a gasolio, ma ne consuma tonnellate e inquina come una bastarda. Una nave da crociera inquina quanto 1-2 milioni di macchine, ok? Contemporaneamente accese. Allora io dico, il grande cambiamento va fatto da parte di tutti, non solo dal povero piccolo stronzo. E allora a questo punto, permettimi, io tutta la vita preferisco mangiarmi dei bei pomodori che crescono sulla mia terra, belli, sani e freschi. Belli pieni di antibiotici. No, i miei coltivati da me, certo, perché quello è il mio sogno, avere una mia fattoria dove mi coltivo la frutta, la verdura e tutto il resto, che mangiarmi la merda sofisticata, perché non sai mai, è come il discorso delle sigarette, no? La sigaretta oggi ti dicono fa male e provoca il tumore, ok? Ma noi per anni abbiamo visto in televisione tutti gli attori più fighi che fumavano sigarette. E lo vediamo sigarette. Ancora adesso, mia cara Netflix. Adesso sta tornando sta roba, mica, ecco, Griselda è tutta una sigaretta, ma un continuo. Allora, tutto anche quello che producono loro direttamente è solo vabbè, ma senza entrare nel merito, il discorso è che poi abbiamo iniziato a fumare le sigarette elettroniche, ma sapremo gli effetti delle sigarette elettroniche, se ne hanno, tra 10 anni. Sì. E allora tra 10 anni dire, ah, criminali, ci avete fatto fumare il la merda. Il problema è che i ragazzini adesso, ne parlavamo oggi con Wender, i ragazzini giovani, 11-12 anni, hanno tutti la sigaretta elettronica nascosta nello zaino e tutti svapano, ma senza sapere se un domani si rivelerà pericoloso o no. Ma i ragazzini non devono averla. Perché no, lo so! Ma non dovevamo avere neanche noi le sigarette. Cioè, è vietata ai minori di 18 anni. Il negoziante che gliele vende deve essere arrestato. Sì, ma loro le comprano online con la carta di credito. Sì, oppure c'hanno l'amico, il fratello più grande, che va a comprarli. E allora per è tutti. Sempre colpa della pistola e mai di chi spara. Cioè, sempre quello è concetto. Però il discorso è che generazione che vai, problema che trovi. Cioè, sì. Vabbè, ragazzi, facciamo anche noi. È un problema grosso.
facevamo anche noi, era di nascosto. Però dove era vietato comunque? Ma che cazzo c'entra vietato o meno? Comunque, che cioè, si poteva andare a comprare. Io ho fatto delle robe, adesso faccio quello che è, ma da ragazzo, minchia, io guidavo la macchina a 16 anni senza patente, ho fatto delle io robe. Io sparavo con la balestra dei grattacieli, io. Io avevo il fucile, bravi, fucile bravi. Dai grattacieli. Scusa, sì, dovevo dirla più forte di te, fra. Sai quel sottile gioco di iperbole? Dai, io quando ho hackerato la NASA. Troppo. No, comunque, tornando al discorso di prima, è che se non sei d'accordo su tutti questi punti, ormai hanno fatto il lavaggio del cervello. Se non sei d'accordo, sei negazionista, terrapiattista, complottista, fascista. Anche sta roba del fascismo. Ma va a cagare, ma che cazzo dici? Adesso perché uno bianco è una merda di default. Ma che cazzo dici? No, non è una merda di default. Però storicamente è una razza che ha oppresso. Ma non è vero, ma non è vero, ma non dir cagate. Io vivo in un paese, sono cresciuto in America, vivo in un paese dove le persone di colore hanno avuto tutte le opportunità del mondo negli ultimi anni. Erano, ma il 1885, sorella! Ma abbiamo avuto anche schiavi bianchi, abbiamo avuto. Che cazzo dici? No, però storicamente, ma non parliamo dello schiavismo. Finché non siamo andati in giro per il mondo, abbiamo trovato quelli di colore, abbiamo. Ma io ho un sacco di amici di colore che qua hanno un successo della Madonna, sono ricchi, stanno bene, vivono in bellissime zone, in bellissime case. Se uno vuole nella vita ce la fa, se stai seduto sul divano, aspettare che il governo ti aiuti, campa a cavallo che l'erba cresce. È vero, perché lì c'è anche che tanta cazzo, gente che non c'ha voglia di fare un cazzo. Madonna mia, diciamolo chiaramente, allora il nero tendenzialmente non ha voglia di fare un cazzo, ma anche il meridionale non è vero. Il nero, il meridionale, l'ispanico non c'ha voglia di fare un cazzo, l'africano non è vero. Ma dai, anche l'africano ma non si può generalizzare, ma scusa, ragazzi. Ma anche l'africano, ma stai lì, tu sono 10.000 anni che sei lì in una terra che non ti dà un cazzo, ma vieni via. No, ma vieni via, ma cosa stai a fare, aspettare che dal deserto spunti i pomodori? Ma andiamo tutti in vacca, tutti in vacca. Pensa che ieri leggevo un commento di uno e lì ho detto: ah vabbè, ma allora capisci che la gente veramente ha la memoria corta. Ha avuto il coraggio di scrivere: ma il comunismo non ha mai fatto morti. Porca di una troia impestata, 85 milioni di morti ha fatto il comunismo. E oltretutto tutti quelli LGBTQ+ che stanno a sinistra, ma lo sapete che sono morti 65 milioni di omosessuali? Voluto dalla sinistra, dal comunismo. Cioè Fidel Castro ha chiesto scusa prima di morire, dicendo: è stata colpa mia, negli anni 60-70 ero io quello che perseguitava gli omosessuali e li ammazzava. Quindi dire, allora, tutto però quello pippava, che finisce con ismo, era uno che pippava, ma minchia, oh, ma stiamo parlando di milioni di morti, che scusa è, cazzo, dai. Era uno che pippava, Marco, ma non anche, aveva il controllo. Ma anche nella vecchia Russia, nella vecchia buona Russia comunista, ma anche quella nuova comunque, anche quella che nuova, non è comunista, è fascista, però comunque li menano lo stesso. La persecuzione degli omosessuali, quindi tutto quello che finisce con ismo è merda. Fascismo, comunismo. E questo non rende le persone omosessuali che svantaggiate rispetto agli etero, visto che te dici gli etero sono migliori, quelle... Sì. Beh, adesso non è più così in molti adesso, paesi. Ma hanno dovuto combattere per arrivare a questo, hanno dovuto subire un sacco. Perché ho detto che c'è qualcosa, perché io invece ho detto che è sbagliato, scusami. Ma tu dici che adesso si fa altro che dire che se sei etero sei sbagliato, non è vero. No, io stavo dicendo che tante persone purtroppo non conoscono la storia, ma la storia andrebbe letta. C'è un libro, guarda, il libro nero del comunismo, ed è scritto da un comunista. Il libro nero, vallo a cercare, lo trovi in libreria, leggitelo e vedrai che è terrificante quello che hanno fatto. Ho dato anche gli esami all'università, la conosco. Perfetto, quindi lo sai anche tu che hanno ammazzato milioni di omosessuali. Però erano antipatici, cioè li hanno scelti. Tu tra sei quelli... Greta Thunberg dello zoo, non c'è un cazzo da fare. No, è che c'ho Palmieri con le bandierine del Pane di Siena che mi fa: è tardi, figa, è tardi. Allora, se volete documentarvi bene, c'è un tizio su YouTube che racconta le cose come realmente accadono. Finalmente una fonte, cazzo. Su YouTube bisogna andare a guardare le cose verissime. Che cazzo. Le cose verissime. Le cose verissime. Ciao, cose verissime. Bene, si riparte con un nuovo video sul tubo. Il primo di questa stagione, dopo la stupefacente festa di Capodanno, dove ho perso la falange del piede per colpa di un piccolo errore di calcolo sulla miccia da me costruita artigianalmente collegata alla bomba di Maradona acquistata sul mercato nero napoletano. Perché? Non si fa, non si fa. Scienziato lui. Miei cari followers, proprio di questo parlerò oggi. Ovviamente
del fascino misterioso del Capodanno. Ma Capodanno non ha alcun mistero, è solo una festa. Si incazza. No. Giustamente lei. Taci, taci, cazzo! Ma perché? Perché devi sempre dire la tua, Cristo? Uffa, che barba! Sei sempre arrabbiato! Ma non sono sempre arrabbiato! È che me le tiri fuori come i trans sulle statali quando passa un camionista, cazzo! E comunque Capodanno è solo la festa di San Silvestro, un veglione dove si festeggia la fine dell'anno. Dell'anno. Ecco, tieni il microfono, tieni i miei occhiali, tieni, forza, fai tutto tu allora, dai. Dai, smettila. Fai tutto tu. Così ti rendi ridicolo. Allora fai tutto tu, uffa. Ma sei serio? Non ci faccio più niente con te. Dai, non ti volevo far arrabbiare. Tieni gli occhialini e il microfonino e fai il tuo videino. Ecco, brava, brutta stronza. Il microfono è mio. Bravo. È mio. Chiaro? Sì, dai, vai avanti, su. Allora, dicevamo, sì, cari followers, cose verissimers. Il Capodanno ha un mistero intrinseco. Perché si fanno i botti? Da dove arriva questa assurda usanza di far detonare cassette delle lettere e cestini della spazzatura coi round? Perché ficcare in culo dei nerdi fischioni? Perché lanciare micette sotto le gonne delle vecchie? Ma che diavolo stai farneticando? Ma questo è teppismo! Si vede che non sei una nerd cicciona. Il mio culo ancora fischia. Mi spiace. Bene, mi sembrava molto fico fare un mio esperimento proprio in onore di questa assurda festa pagana che vede la polvere da sparo protagonista indiscussa. Ma non potevi parlare di zampone e lenticchie? Almeno non ti facevi male. Ho un brutto presentimento. Anche io. E chi cazzo ti dice che non ci sono zampone e lenticchie? Infatti, cara la mia, non devo parlare, ma insisto nel non tacere e rompere i coglioni al protagonista del video. Questo è un bel cotechino da 3 chili e questo è 1 chilo di lenticchie. Io adesso farò un bel esperimento dove farcirò il cotechino ben impiattato con 1/2 chilo di polvere da sparo, per poi fare un bel video slow motion della deflagrazione per dare un insegnamento ai più piccoli della pericolosità dei petardi. Caspita! Ma è la prima volta che rimango stupita. Bellissima iniziativa! Wow! Complimenti! Non ho finito, stronzaccia! Non mi interrompere! Ovviamente tenendo la mano sul vassoio. Ma sei cretino? Un po'. Lo dice la scienza, però, non io. Ma non puoi farti saltare in aria 1/2 chilo di bomba di cotechino e lenticchie fra le mani. E chi lo dice? Sempre la scienza. Fanculo alla scienza. Come dimostro che è una cosa pericolosa se non ne mostro gli effetti? Giusto. Ma ti fai male. No! Se mentre sta per esplodere lo lanci in aria e fugo, non fa male. Ma come puoi avere un tempismo corretto? È impossibile. Se va storto ti fai male. Ma va! Che cazzo dici, Priscilla? Ho fatto una miccia di 40 centimetri. Quando arriva a 3 lancio e scappo. No. Secondo me è una stupidaggine. Ecco, amici, palese. Ho acceso la micciona del cotechinone bomba. Come vedete, tra poco lancerò in aria per fare un bel slow motion della deflagrazione mentre io mi dileguerò agilmente dalla zona di scoppio. Ma sei un coglione.
Figa, ho un centinaio di lenticchie conficcate ovunque. Non sento più la traccia. Perché non hai più una faccia? Deficiente! Bellissimo. Le cose verissime. Che bello che è. Perché non esiste veramente? Ma è successo veramente? Stavo pensando alla stessa cosa. Perché? Beh, oddio, qualcuno c'è in rete. Non diamo idee, ragazzi, che poi ci vengono a cercare. Infatti, no. Comunque stavo leggendo sta bellissima storia. C'è una ragazza che vive completamente da sola su un'isola remota nell'Oceano Pacifico. Vive di pesca e di quello che coltiva. Ha solo 21 anni. Che bello. 23 è morta. Ma no, invece no, perché ogni tanto vanno delle navi di turisti e se la cavano. No, può darsi. Può darsi. Lei li ospita. Perché devi sempre avere questa visione maiale? Beh, io se fossi una nave di turista io. Ma no, vabbè. Oh, comunque non so, no, non si vede lei, si vede la spiaggia, è bellissima. Bellissima. Però lei si fa aiutare, gli lasciano un po' di cibo, un po' di robe da mangiare, non le servono i soldi. Non lo so, magari se lo fa con le foglie, cazzo ne sai. Ma tanto arriverà il fisco anche lì, Fice. Ma no, no. Però guarda, fare una scelta del genere a 21 anni è davvero coraggioso. Cioè, capisco uno a 50, 60 anni, 70 anni, cioè, fa culo. Noi. E la faremo, Puccioni, te lo prometto, lo faremo. 70 anni in un'isola dispersa nel Pacifico, sei merda in 3 secondi. L'avevo trovata, Puccioni, durante la pandemia, svendevano isole, avevo trovata uno, ho detto mia moglie. Ma perché non l'hai presa? Mia moglie, ma va, poi arrivano le onde alte. Ma vai a fanculo. Marco, ma se vuoi provare la sensazione della solitudine, c'è le Ligure a febbraio, non c'è nessuno. È vero. Sono stato. Sei anche vicino. Sono stato. Ah, meno. Minchia, Varazze, Cogoleto. No, meno. Diano? Meno. Zoaghi. Non voglio sentire la voce di nessuno, neanche la mia proprio. Allora la Spezia. No, Pietra Ligure. A domani, ragazzi. Ciao. A domani. Ciao, vaffanculo, ciao.